Buongiorno ragazzi, è lunedì, quindi weekly vlog. Come prima cosa proviamo il peso, vediamo un po' come siamo messi sull'ottantina. Bene. Vi volevo portare con me in questa settimana. No, God, please, no, no! Perché sarà una settimana abbastanza importante dal punto di vista lavorativo e anche dal punto di vista della istruzione. Infatti, in questi primi giorni farò molte cose riguardo il mio lavoro da dietista e in più nel weekend andrò a Roma per seguire un congresso sull'alimentazione sportiva. Quindi vi porto con me in questa settimana per farvi vedere anche un po' come si svolge la vita di un dietista. Iniziamo questo weekly vlog con delle commissioni, ovviamente. Infatti, devo andare a finire di firmare dei fogli per l'iscrizione all'albo e a consegnare un pacco di Vinted. Comunque, se volete dei vestiti carini che metto in vendita, seguitemi anche lì, almeno vedete cosa vendo. E la prima mattinata sarà dedicata a questo, devo andare anche a rifare la carta d'identità, quindi una bella mattinatina, e nel pomeriggio mi alleno. Intanto facciamo la fototessera. Foto fatte, ma devo dire che non mi fanno neanche schifo. Direi che lunedì inizia decisamente bene, in quanto mi è arrivata una mail dall'albo dei dietisti e hanno accolto la mia domanda. Ovviamente direi perché comunque la laurea ce l'ho pagare o pagato, quindi sono ufficialmente iscritto all'albo dei dietisti e posso finalmente iniziare ad operare. Questo primo passo è già qualcosa di importante, di solito i lunedì iniziano male. Poi vi volevo far vedere un'altra cosa, in quanto ho fatto sia i volantini più grandi che i bigliettini da visita. Ve li faccio vedere qui su YouTube, sia per dirvi che comunque se avete bisogno di una consulenza alimentare anche online sono disponibile, trovate tutti i contatti nella descrizione sotto, quindi per qualsiasi bisogno, sia soggetto sano che patologico, potete contattarmi. E in più vi faccio vedere come sono venuti questi bigliettini e almeno mi dite anche la vostra nei commenti. Questo è il biglietto da visita che è già in stampa e dovrebbe arrivare ad inizio settimana prossima, mentre questo qui è un bigliettino un po' più grande da affiggere a delle bacheche per avere una sorta di pubblicità quasi gratuita perché alla fine sono andato a stamparli e costano veramente poco, circa 20 centesimi la copia, quindi se portassero anche solamente qualche cliente non sarebbe già male. Ovviamente lunedì, quindi check fisico, ho perso circa un chiletto e qualcosa in queste 2 o 3 settimane dove ho iniziato un po' a rimodulare la mia alimentazione. Vi ho fatto un video vecchio, ve lo lascio qui in alto a destra. Direi che mi sento complessivamente abbastanza bene a livello fisico, però posso ancora migliorare, soprattutto nella gestione dell'alimentazione che è ancora un po' farraginosa. Però vi ho messo il check. Non mi fa proprio schifo, c'è tanto da lavorare, ma ci arriveremo. Day 2. Buongiorno ragazzi, secondo giorno della settimana, ovvero martedì, e si vede che sono andato a fare delle commissioni. Infatti, sono andato a sentire per diversi spazi ambulatoriali dove poter iniziare ad aprire quella che è la mia attività di dietista. E non è facile, pensavo fosse molto più semplice, sia come spazi che come tempistiche. In realtà ci sono già molti professionisti della nutrizione nella mia zona, quindi sarà un po' difficile farsi spazio, però ovviamente ci si prova. Quindi questa giornata è stata più che altro dedicata a questo. Domani invece avrò una bellissima partita di padel, quindi un po' di attività fisica e come avete visto ieri sono riuscito a stampare i volantini e li ho già messi in alcuni punti strategici. Speriamo che sorgano l'effetto sperato. Ovviamente martedì si registra anche, qua è tutto pronto per il video di giovedì, video che vi lascio qua perché sarà già uscito ovviamente e che parla di integratori, ovvero una classifica degli integratori dal migliore al peggiore secondo il sottoscritto. Andatela a vedere e mi raccomando, ribeccatevi tutti i video vecchi e iscrivetevi al canale. Day 3. Ah, no, ho sbagliato. Ah, Madonna, quant'azze. Ah, ma perché bisogna già in due? Ecco perché non mi torna. Male, Pippo, male. È diventato Novak Djokovic. Day 4. Giovedì, giorno di lavoretti, infatti devo mettere a posto due panchine vecchie che si sono un po' rovinate, riverniciandole e riportandole più o meno a un nuovo splendore. Quindi per adesso
devo mettere il telo. Metterci sopra le panchine, sono delle vecchie panchine di ferro, quindi abbastanza pesanti, con gli inserti in legno, quindi ci sarà da fare sia il trattamento al legno che al ferro. Adesso per ora le posizioni basta, perché poi domani partiamo per Roma e quindi le farò probabilmente domenica. The next day. Buongiorno ragazzi, sono le 5 e mezzo di venerdì e mi sono appena svegliato e siamo pronti per partire per Roma. Logs. Pizzolino! Allora, a Roma siamo arrivati, fa un caldo boia e già sonno e fame. Comunque adesso andiamo verso l'hotel dove c'è appunto il congresso e anche siamo già in ritardo. Nando ci illustri cosa c'è nella box. Che è sta roba? Gel. Per domenica per la mia gara. Poi? DHA e omega 3. Buoni. Omega 3. Anche che palle. Vedo una brochure dell'Akern. Brochure, pubblicità. Da mangiare non c'è niente. Nessuna barretta? No. È una penna. Erbe nobili. Siamo delusi. Diciamo che qualche omaggio forse l'abbiamo preso. Forse. È solo il primo giorno. Prima giornata di congresso finita. Devo dire abbastanza interessante. Ovviamente la parte più bella è stata rabbare tutta questa quantità industriale di integratori. Domani ci impegneremo di più per portarne a casa ancora altri, almeno rientriamo un po' della spesa del corso. Comunque, a parte gli scherzi, la mattina è stata abbastanza piatta come contenuti, mentre il pomeriggio qualche cosa di più interessante è venuto fuori. Ora ci cambiamo e poi andiamo a cena fuori. Scoperchia. Scavicchi ma non apra. Asbulla. E ovviamente a carbonara. Mentre di qua c'è una gricia. Secondo giorno di congresso, non so nemmeno come chiamarlo, e andiamo a informarci e a prendere, non rubare, un altro po' di integratori. Buongiorno ragazzi, oggi è domenica e come prima cosa di questa giornata faccio un lavoretto che dovevo fare qualche tempo fa, ovvero rimettere a posto la terra in questi quadratini qui per poi ripiantarci dell'insalata, roba abbastanza semplice. Poi nel pomeriggio continuerò i lavoretti alla panchina, mi alleno e poi vi parlo un po' di come è andato questo weekend, visto che poi di domenica non ho praticamente registrato niente. Direi che la prima parte è andata, poi ci lavorerò durante la settimana per piantare le cose, ma il più ora era smuovere la terra e levare tutte le erbe che erano nate, che ovviamente non ci servono. Comunque ora lo ripianterò con calma, poi se vi piace, se volete vedere magari qualcosa in più ve lo posso portare, ma non è un canale d'agricoltura, quindi eviterei. Quindi passiamo al prossimo lavoretto, che anche quello è bello grosso. Postazione di lavoro completata, direi niente male e non ci resta che iniziare a grattarle. Bene ragazzi, direi che per oggi di lavoro ne ho fatta abbastanza, sono anche tutto sporco di verde per la vernice che ho tolto e sarà un lavoro che mi prenderà abbastanza tempo nelle prossime settimane, perché c'è da dare diverse mani e poi fare anche la parte di ferro. Quindi adesso voglio concludere il video parlandovi di quella che è stata l'esperienza a Roma del mio primo convegno e mio primo congresso per l'aggiornamento da dietista. Allora ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video riassunto di tutta la mia settimana e come avete visto il clou della settimana è stato il viaggetto a Roma di 2 giorni per il congresso sull'alimentazione sportiva. Ovviamente chi conosce le professioni sanitarie sa che dobbiamo fare un tot di formazione a cicli di 3 anni tali da poter rimanere nell'albo dei dietisti. Quindi questo è stato il primo corso che ho fatto per arrivare a questi 150 crediti. È stato un corso veramente interessante, fatto comunque da professionisti affermati nella nutrizione, alcuni nutrizionisti, dietisti anche di squadre professionistiche tipo l'Olimpia Milano di basket, squadre di rugby della Fiorentina ad esempio, quindi
molto molto formativo e devo dire soldi ben spesi, oltre ovviamente all'esperienza del viaggetto a Roma. Quindi detto questo, direi che vi ho tediato abbastanza in questo video e direi che può finire qua. Ci vediamo come sempre durante la settimana con nuovi video. Mi raccomando, recuperate i video vecchi, in particolare la classifica mia personale sugli integratori e la loro importanza. Purtroppo non so come mai ho avuto dei problemi nel caricamento con YouTube e ovviamente il video non è andato un granché, quindi ve lo lascio qui in alto a sinistra. Se siete arrivati fino a questo punto del video, andatelo a recuperare. Come sempre vi invito ad iscrivervi, lasciare un mi piace e commentare questo video, e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video qui sul canale.